Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,94%, a 29.551,42 punti. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna l'1% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 9.613,2 punti. Pressoché invariato il Nikkei 225, meno 0,14%. Su di giri l'indice cinese, più 1,6%. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,37%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%. Deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Il settore materie prime, con il suo meno 0,89%, si attesta come peggiore del mercato. Giornata fiacca per Tenaris, che tratta in ribasso dello 0,92%. Pubblicato il dato sui prezzi al consumo in Germania, pari a 1,7%, e il dato sul tasso di disoccupazione in Francia, pari a 8,1%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei prezzi al consumo, previsto questo pomeriggio? È previsto domani dalla Germania l'annuncio del PIL,